Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qui sull'Italia Rice Farming Simulator 22. Questi sono i campi, ragazzi, che abbiamo usato per fare l'insilato d'erba qualche puntata fa e sono, diciamo, da fertilizzare, perché vedete l'erba è mietuta, il campo è mietuto e quindi vanno rifertilizzati i nostri campi d'erba, che ci riserviranno sia per fare l'insilata al biogas sia per fare un po' di fieno per le nostre vacchette. Quindi abbiamo il campo numero 50, 46, 37, 47 da fertilizzare. Per quanto riguarda invece i lavori in farm, stiamo aspettando che cresca anche il riso e, come vedete, abbiamo fertilizzato con i liquami la scorsa puntata i campi 16, 17 e 15 che erano praticamente mietuti. Ora, ragazzetti, dobbiamo innanzitutto, volevo un po' vendere la cacchina, perché avete visto che le vacche hanno un bel po' di cacchina, però no, non la vendo. La uso per fertilizzare le risaie una volta che l'abbiamo trebbiate. Quindi, niente, ragazzi, andiamo a prenderci cura dei nostri campi. E lo volevo fare in un modo che non facciamo da tempi immemori. Praticamente Farming 22 ci ha dato anche la possibilità di fertilizzare i campi d'erba senza fertilizzanti. Cioè, possiamo fertilizzare i campi d'erba o a livello naturale, con i liquami o con il letame, o a livello, tra virgolette, chimico, con fertilizzante liquido, fertilizzante solido, oppure possiamo farlo senza niente, ovvero con i rulli per la cura dei prati. Questa è una cosa che io ho fatto le prime puntate in cui ho spiegato questa dinamica, ma devo dire che molti di voi non c'erano e non mi seguivano ai tempi quando è uscito FS22 e quando ho portato queste dinamiche. Perciò nel video di oggi mi piacerebbe farvi vedere anche questa dinamica, ovvero questa speciale categoria di attrezzi che si chiama appunto cura dei prati, che ci permette, grazie a questi rullettini, di fertilizzare l'erba senza appunto fertilizzante. Cioè ci permette, come vedete qui possiamo metterci anche una seminatrice, ci permette, grazie a questi attrezzi, io direi di andarci però col New Holland, ci permette, grazie a questi attrezzini qua, di fertilizzare i campi d'erba. Ora, che cosa va a simulare? Io non lo so che cosa vada a simulare. Probabilmente va a simulare il fatto che andiamo a compattare il terreno, che ne so, raga, non lo so, questo me lo dovete dire voi, quelli che sono esperti di agricoltura, che magari lo fanno nella vita reale, sicuramente lo saprete meglio di me, insomma, quello che è il processo nella vita reale. Qua, insomma, ce ne frega poco, perché sapete che noi su Farming, insomma, ce ne frega poco e andiamo semplicemente a fare quello che dobbiamo fare. Vediamo se da sta strada riesco ad arrivare prima al biogas e ai campi vicini. Vediamo, ragazzi, vicini, che quelli più giovani non sanno manco chi sia, ma quelli della mia età sanno bene che era il mister della nazionale ai mondiali del 90, quindi grande Azelio. Allora, da qua andiamo dritti alla rotatoria e credo che dovremmo essere già dentro alla zona dei campi, spero, perché poi qua le strade sono tutte un labirinto. Sta mappa ci ha avuto sempre sta cosa di avere le strade al labirinto, ragazzi, labirinto, come cantava Elisa. Dai, tutto sommato ci sono arrivato. Ora entriamo direttamente da qua, perché se no, tanto qua, per quando trovo la strada mi sono perso un'altra volta. Praticamente questa è un'operazione da fare, mi raccomando, soltanto sui campi mietuti, sui campi d'erba mietuti, raccolti con l'erba tagliata. Non lo fate ovviamente quando stanno in fase di crescita, perché non credo che funzioni. Non ci ho mai provato, ma non credo che funzioni, insomma, e poi non so quanto sia poi realistica la cosa. Dovete farlo con i campi mietuti. Ora noi buttiamo giù, vedete che vi taglia pure l'erba se ce l'avete, quindi ecco, mi sono risposto da solo, non lo fate sui campi d'erba cresciuta, perché ve la zera, ve toglie tutto, ve cancella tutto quello che c'è sul campo. Ecco, tranne le andane non ve le cancella. Ecco, vedete che dove noi passiamo col rullo cambia colore il campo, perché praticamente simula che l'erba viene acciaccata. Vedete? Adesso vi faccio vedere, no? Qua abbiamo l'erba che c'è e qua che è dritta, diciamo, e qua vediamo che l'erba, vedete la texture, viene spiaccicata
sul campo, però vediamo pure che mentre qua siamo su mietuto e fertilizzato al 53%, qui siamo passati a in fase di crescita fertilizzato 100%, quindi vi porta il campo in fase di crescita e ve lo fertilizza al 100%, quindi è un'operazione questa molto 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 importante per rifar crescere immediatamente i vostri campi, anche perché nel momento in cui io vado a passare il rullo il campo entra subito in fase di crescita, mentre quando io vado a mietere devo aspettare il giorno dopo per rivedere il campo in fase di crescita. Quindi se io non facessi questo, siamo a luglio, allora mettiamo caso che io lascio tutto naturale, ad agosto ci ritroveremo l'erba al primo stadio di crescita, alla fase 1. Invece qua siamo già alla fase 1 e ad agosto ci ritroveremo già alla fase 2. Quindi fare questo, questa operazione credo che ci fa crescere l'erba un giorno prima nel gioco, cioè ci dà la possibilità di vedere l'erba cresciuta. Io vado a logica, vado a logica, perché Giants su ste cose non ci ha mai spiegato niente, non ci ha mai detto niente, ma a logica io credo che andiamo a guadagnare un giorno di crescita facendo così. Poi fatemi sapere nei commenti se voi avete fatto altri esperimenti, altre cose, però ragazzi a logica mi viene da dire che se adesso è mietuto e istantaneamente va in fase di crescita, vuol dire che noi abbiamo saltato un giorno. Domani doveva essere in fase di crescita 1, invece lo è già adesso, quindi domani il campo dovrebbe essere in fase di crescita 2, credo, questa è una mia opinione. Una cosa invece che non è una mia opinione è che facendo così andate comunque a risparmiare sul fertilizzante, cioè vi risparmiate il liquame, il letame o il fertilizzante chimico, i soldini e tutto quanto. Insomma, così facendo voi avete la possibilità di curare i vostri campi praticamente gratuitamente, senza sprecare assolutamente nulla. Ora qua è un casino, ragazzi, fare l'erba nelle risaie. Effettivamente è difficile fare l'erba nelle risaie, perché giustamente è una risaia e ci sono sti stramaledetti bordi che rompono veramente le spelotas. Però vabbè, dai, noi piano piano andiamo avanti. Vorrei sapere nei commenti, ragazzi, nei commenti, quanti di voi conoscevano sta cosa? Cioè, quanti di voi sapevano che si poteva fare la cura dei prati in questo modo? Ovviamente non mi riferisco a quelli che conoscono Farming da quando è uscito, mi riferisco ai nuovi giocatori, insomma, un po' ai neofiti. E voglio sapere se questi miei consigli vi sono stati utili. Poi, vi volevo dire adesso delle cose mentre che lavoriamo, è il momento giusto questo per ricordarvi alcune cose, che in descrizione c'è la mia piattaforma Viola, dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere. Se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente aiutando e sostenendo il canalino ed entrando anche nella fantastica chat Telegram riservata agli abbonati. E a proposito di abbonamenti, vi volevo dire che sto ragionando dei nuovi vantaggi anche qua sul tubetto per gli amici che si abbonano. Perché? Perché ci sono molti amici che mi aiutano e mi sostengono anche sul tubetto con gli abbonamenti. Io vorrei fare qualcosa per loro. Visto che purtroppo non riesco a fare video, perché YouTube consiglia di fare dei video esclusivi per gli abbonati, ma io ragazzi 4 video qua al giorno, 2 live di là, tutte le gif da fare, da registrare, in più metteteci la vita, perché anche noi streamer, noi youtuber abbiamo la vita, è impossibile fare dei video degli abbonati, non gliela faccio proprio a fare dei video per gli abbonati. E quindi ragazzi ho pensato di fare delle live per gli abbonati, quindi così ricomincio anche un po' a testare com'è fare le live sul tubo, che sono decenni che non faccio live sul tubo. Quindi ragazzi sappiate che a breve arriveranno per tutti i livelli, quindi dal più basso a quello più alto, arriveranno le live per gli abbonati, molto probabilmente di primo pomeriggio alle 15 e per il momento una settimana, perché ci ho provato in passato a fare le cose riservate agli abbonati sul tubo. Devo dire che non è che hanno mai riscontrato molto successo. I video per gli abbonati, gli stessi abbonati non li guardavano. La chat Telegram abbonati, gli abbonati non entravano. Il Discord abbonati, gli abbonati non entravano. Cioè, io in passato ne ho fatte tantissime di cose per gli abbonati, ma purtroppo non sono mai andate. Vediamo se vanno le live, se magari questa interazione fra me e voi, dove possiamo fare quattro chiacchiere, parlare, vediamo se andranno meglio. Quindi proverò verso le 15 un giorno a settimana, adesso vi farò ovviamente sapere nella scheda community e ve lo dirò anche nei video, proviamo a fare qualche livettina
insieme agli abbonati. Vediamo se va. Se va, continuiamo. Magari le mettiamo anche più al giorno, più a settimana. Se non va, lasciamo perdere. Ci proviamo. Nella vita l'importante è sempre provare. Poi, detto anche questo, passiamo al discorso mod. Oggi è lunedì, quindi come ci stanno abituando all'andazzo degli ultimi giorni, molto probabilmente oggi non uscirà una cippa. Però ecco, magari nel momento in cui sto parlando loro ci godranno a farmi fare la figuraccia e usciranno le mod. Però insomma, io sono contento se escono, però gli ultimi 3 o 4 lunedì le mod non sono uscite, non le abbiamo proprio viste. Vediamo come andrà oggi la questione, ma credo di non aspettarci nulla. Insomma, a me basterebbe anche avere qualcosa domani, visto come è andato l'andazzo della settimana. Mamma mia, ragazzi. Poi, visto che sul forum Giants le mod in test sono veramente... Quante sono, raga? 8, mi pare. 7-8. Ci credo veramente poco. Calcolate che vengono rimandate tutte indietro quando le mod in test sono 100. Figuratevi su 8. Quindi... Però le mod che aspettiamo sono veramente tante, ragazzi. La Ravenport, la mappa Ravenport, il Fiat, il New Holland TK di Peppe, anche versione centenario, il pack di Asbunker, il Deutz 06 bellino, che ha visto il mod news ieri, sa di cosa parlo. Insomma, ragazzi, ce n'è di robina. Staremo un attimino con le antenne alzate, nella speranza della resurrezione del mod hub. Tra l'altro, ieri un commento mi ha scritto: sì, ma su Farming si può parlare di tante cose senza le mod. Secondo me, chi ha scritto sto commento non fa lo youtuber, non fa lo streamer e non sa bene come ragiona la community, non conosce praticamente niente della community a livello di streamer, intendo, cioè come ragiona la community sui video. Magari può capirci di mod, eccetera eccetera, ma veramente poco a livello di YouTube, con tutto il rispetto ovviamente delle opinioni, ma su Farming fanno visual solo le mod. Non c'è altro che fa visual su Farming. Io ho provato a far video in tutti i modi, anche ipotizzando le prossime culture, il prossimo Farming, le prossime cose. La gente non li apre i video, la gente apre i video solo se ci sono delle mod fighissime. Ieri ho fatto un esperimento nella farm di Mirchetto, che porto sulla piattaforma Viola, e Mirko ha portato il Fender. Fender 36 mi pare si chiama, che era un esperimento fatto dalla Fender in 2 o 3 esemplari, 4 non mi ricordo, nel 2007 2006. Ho messo quel Fender in copertina, e tra l'altro non era una copertina del gioco, ma ho messo proprio il Fender con i colori suoi, con i colori comunque col verde, no, col nero come l'aveva scelto Mirko in gioco. Ragazzi, quel video ha fatto più di 700 visual. Di solito le live ricaricate ne fanno 300, così 200, 300, ecco, fatto più di sulle 700 visual, solo perché in copertina c'era una mod particolare, di un quasi mai vista, una mod usata pochissimo, ecco. Questo vi fa capire come funzionano le visual. Quindi le visual di Farming a livello di content creator sono esclusivamente legate all'uscita di mod. Tutti quelli che dicono che non c'è bisogno delle mod, le mod non servono, è perché non hanno idea di cosa vuol dire fare il content creator su Farming Simulator, non hanno idea di cosa voglia vedere la community su YouTube, non hanno idea di quello che stanno dicendo. Che non è un'offesa, non è un attacco, non è un dissing, non è una roba del... è semplicemente un dato di fatto. Cioè, non si ha idea di quello che si dice. Quando mi trovo quello che dice: io gioco senza mod e gioco benissimo. Sì, tu giochi benissimo nella tua cameretta, dove non ti vede nessuno, al massimo te può vedere un familiare che si mette dietro di te. Ma se fai video e tu porti un Farming senza mod, rimani con una visual col tuo familiare, forse manco lui lo apre il video. Quindi quello che voglio dire è che prima di giudicare, di andare contro le persone, di fare bastian contrari, bisogna sempre conoscere l'argomento. Bisogna sapere di cosa si sta parlando e bisogna mettersi anche nei panni delle altre persone. Questo è sempre molto 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 importante. Comunque, ragazzi, la mia vocetta sta già strippando perché io parlo tanto, 15 minuti di video dove, se ci fate caso, non c'è un attimo di pausa, un attimo di silenzio, quindi direi proprio che è arrivato il momento di salutarci. Fatemi sapere nei commenti quello che vi ho detto prima, insomma,
se conoscevate questo sistema della cura dei prati, e per chi lo conosceva sarei curioso di capire, di conoscere che cosa va a simulare, diciamo, nella realtà. Lasciate un bel likeino, che è sempre per me è sempre molto importante, e noi, amici, ci vediamo ai prossimi video. Ciao!